buone e confortanti notizie sulla Lecco Vallabio, dove la circolazione è tornata regolare nella giornata odierna, con un anticipo di quasi 24 ore sui tempi previsti per riattivare la circolazione lungo il nuovo tracciato interrotto da un movimento franoso. Una notizia che consente di guardare con tranquillità alla giornata del 12 settembre, che come noto registra l'apertura del nuovo anno scolastico con il potenziamento notevole dei bus di linea che portano studenti dell'intera Valsassina verso Lecco, in particolare per le scuole superiori. C'è poi da aggiungere che il 12 settembre ha inizio la grande 4 giorni del raduno storico della Moto Guzzi 1921. Già nella giornata di giovedì centinaia di motociclisti sono previsti sulle strade lecchesi. Tanti partecipanti già in precedenti edizioni non hanno voluto rinunciare ad una gita lungo gli itinerari incantevoli del ramo lecchese, dell'Ario e delle valli confinanti e vicini. Il gruppo Amici di Maggiana organizza un tour tra Mandello, Menaggio, Pianello e Piona per conoscere gli angoli con paesaggi incantevoli. Stando alle voci della vigilia, sono attesi motociclisti anche dagli Stati Uniti e dal Giappone, oltre che da tutta Europa e da altri continenti. Durante i giorni del raduno, sempre l'Associazione Amici di Maggiana consentirà di visitare la celebre torre risalente al XII secolo dove sostò il Barbarossa. Vi saranno serate musicali sul palco di Piazza Garibaldi, oltre la visita già ricordata allo storico museo nel giorno 13 settembre, dove si trova la collezione di oltre 150 Moto Guzzi di ogni epoca. Tutta Mandello è mobilitata per l'organizzazione e l'ospitalità, ad iniziare dalla struttura comunale con il sindaco Riccardo Fasoli. Per la Lecco Vallabio c'è la speranza che tutto possa procedere nella normalità tanto auspicata, promessa e voluta. Speriamo che sia così. Chiudo il mio collegamento di Lecco restituendo la linea a TVS 114 alla sede centrale. Ringrazio i tecnici che hanno collaborato, in particolare Daniele. Buona serata a tutti.